Lo scorso 22 novembre, col decreto salvabanche, che ha recepito parzialmente i bail-in, 140.000 risparmiatori tra azionisti e obbligazionisti hanno perso tutto, molti i risparmi di una vita. Solo per gli obbligazionisti subordinati si sta parlando di circa 300 milioni persi. Il governo non prevede in quel decreto alcun ristoro. Nascono le proteste fuori dall'aula da parte dei risparmiatori, anche in Parlamento, tra cui anche esponenti della Lega Nord, i gruppi della Lega Nord. Poi c'è il travaso del decreto nella legge di stabilità. E qui, dopo tante proteste, nasce e spunta un fondo di solidarietà di 100 milioni, decisamente insufficiente. Ma in parallelo al fondo di risoluzione nasce anche la previsione dell'arbitrato, una pessima scelta che introduce delle discrezionalità perché presuppone comunque l'accertamento di responsabilità in seno a funzionari della banca. Si approva la legge di stabilità, il Premier Renzi promette all'inizio di gennaio che la partita viene chiusa entro la fine del primo mese dell'anno. Chiama, nonostante non abbia ancora fatto il decreto, chiama San Cantone un'altra volta a fare l'arbitro di questa partita che ancora una volta non è una semplice partita, non è una semplice competizione elettorale. Gennaio passa, febbraio pure, a marzo circolano delle voci da parte di esponenti del governo che dicono che il governo pensa di ristorare tutto, i risparmiatori truffati si illudono, passa marzo, passa il 31 di marzo, che era il 90° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta della legge di stabilità, termine ultimo da parte del governo per emanare il decreto ministeriale che doveva stabilire i criteri dell'arbitrato e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che doveva individuare gli arbitri. Siamo al 12 di aprile, ben lontano dal 31 di marzo, e la legge di stabilità è disattesa. Un'altra negligenza da parte del governo, ancora una promessa vana da parte del governo, da parte del Premier Renzi, una nuova promessa disattesa come quella del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, e questa è una cosa grave. Ricordo che Renzi aveva promesso entro il 15 settembre del 2014 il pagamento di tutti i debiti della pubblica amministrazione e il Monte Senario, la cima del Monte Senario, non ha visto arrivare Renzi a piedi su quella vetta. Quindi un esecutivo che usa la fretta per varare un governo nottetempo per tutelare le lobby, i banchieri, tra cui anche parenti di autorevoli esponenti del governo, e a distanza di 5 mesi nulla per tutelare i risparmiatori. Ci sono quelli di Cari Ferrara, ci sono quelli della Carichieti, ci sono quelli della Banca Marche, ci sono soprattutto quelli della Banca Etruria, non solo risparmiatori toscani ma risparmiatori di altre regioni, per esempio quelli della cittadina di Pizzoli, dove lì oltre 1.000 risparmiatori hanno perso i risparmi di una vita. Quando questa partita viene chiusa? È per questo motivo che io ed altri esponenti della Lega Nord abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Padoan, dove lo sollecitiamo a varare un nuovo provvedimento e soprattutto a mettere su nero su bianco che il fondo di solidarietà deve essere totalmente integrale, pari a 280-300 milioni, per prevedere il ristoro integrale di questi risparmiatori truffati. Grazie Presidente. Grazie.